Chiedo al mio regista, al nostro regista Fabrizio Settimio, con il quale pranzo anche spesso, se mi può aiutare con la grafica, perché gli vorrei anche chiedere, vuoi venire a pranzo con me? Guarda un po', l'antipasto, bruschetta con grilli, poi fritto di cavallette del giorno, Caesar salad con grilli e un dessert croccante con i vermi. Allora, a me tutto questo incuriosisce tantissimo, non li ho mai assaggiati. A qualcuno però potrebbe non piacere, questo è lontanissimo rispetto alla classica dieta mediterranea, quella che conosciamo noi. Però c'è qualcuno invece che ha iniziato proprio ad assaporare, a mangiare e forse piace anche. Allora sentiamo Samantha Cristoforetti, vediamo proprio cosa ne pensa, la nostra astro Samantha. Did you know that over 2 million... Sapevate che oltre 2 miliardi di persone nel mondo mangiano insetti? Sono Samantha Cristoforetti e attraverso TikTok vi condurrò verso le ultime frontiere del cibo. In molti paesi gli insetti sono stati consumati e dati da mangiare agli animali da allevamento per secoli. Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze. Se trattati in modo sicuro e nel rispetto del loro benessere, gli insetti possono essere una fonte di cibo ricca di nutrienti ecologicamente sostenibile. In Europa grilli, vermi e cavallette sono considerati nuovi alimenti che possono essere mangiati. Per esempio, questa barretta al mirtillo è fatta con farina di grillo. Perché qualche volta non provate anche voi gli insetti? Fanno bene a voi e al pianeta. E allora, bentornato al professor Giorgio Calabrese. Buongiorno. Abbiamo in collegamento il nostro professor Roberto Bruni. Allora, intanto, subito, le vorrei chiedere una cosa, perché lei è uno di quelli che da sempre parla, racconta, cerca anche di convincere, giustamente, di continuare a mangiare il nostro cibo, quindi la dieta mediterranea. Certo. Questo è un po' fuori rispetto alla dieta mediterranea, anche se abbiamo tutti quegli insetti, ce li abbiamo anche. Allora, partiamo da un concetto. Io sono orgoglioso di Astro Samantha come italiano, perché è veramente un orgoglio e la ringrazio per quello che fa e per quello che ha fatto e per quello che farà, perché l'Italia dà queste donne fantastiche. Certamente, come tutte le cose delle persone, delle personalità internazionali come abbiamo, ha detto una cosa che non è sbagliata, ma se lei mi dice ma è giusta, le direi neanche no, cioè non è né sbagliata neanche giusta. Qual è il messaggio giusto che ha dato? Voi mangiate le proteine di origine animale, molto bene. E io le prendo dagli insetti, molto male. Perché? Perché se noi fossimo una nazione che non ha una fonte assoluta di queste proteine animali, che sono il cemento armato di una casa si può fare con i mattoni rossi e al primo colpo di terremoto cade giù, e si può fare con il cemento armato e resiste se non arriva a sesto, settimo grado di terremoto. In questo caso lei sta dando una notizia importante, prendo la barretta e ci metto la farina degli insetti, che è una cosa diversa dagli insetti. La farina è qualcosa che è stata estrapolata, derivata, lavorata, trattata, messa in una condizione di sicurezza. Ma la domanda che io mi faccio, ma gli insetti sono sicuri da mangiare? Ecco, allora mi collego con il nostro dottor Roberto Bruni dall'Istituto Tecnico Agrario Ulpiani, perché lei è anche entomologo, quindi studia proprio gli insetti. Professore, allora le volevo chiedere, la storia anche degli insetti, cioè da chi già mangiava gli insetti, li possiamo anche ritenere sicuri? Certo, Massimiliano, la storia dell'entomofagia è più lunga della storia dell'agricoltura. Quasi tutte le civiltà, anzi tutte, diciamo, nel periodo della caccia e della raccolta, della società preagricola, si nutrivano di insetti come importante complemento proteico, vitaminico, eccetera. Poi che cosa è successo? Noi 10.000 anni fa, 10.000 anni prima di Cristo, abbiamo inventato l'agricoltura. Allora è cambiato qualcosa nel rapporto con gli insetti, che sono diventati dei competitori. Però il fatto è che c'è più di metà parte del mondo che considera il cibo non disgustoso degli insetti, mentre un'altra parte, come noi, abbiamo questa entomofobia che ci porta a considerarlo non appetibile. Quello che invece ha richiamato probabilmente Astro Samantha è uno studio fatto dall'Organizzazione Nazioni Unite e dalla FAO, dicendo che con questo tasso di crescita, quindi oggi siamo 7 miliardi, oltre 7 miliardi,
miliardi, nel 2050 saremo oltre 10 miliardi, il pianeta Terra a questo tasso non riesce a sfamare tutti quanti. Allora gli insetti diventano interessanti perché hanno un indice di conversione più alto, che significa che per fare un chilogrammo di carne bovina io devo impiegare 7-8 kg di foraggio, invece per fare un chilogrammo di proteina di insetto mi bastano circa 1,7-1,8 kg di cibo. Quindi in questo senso l'indice di conversione più favorevole ci dà una possibilità di pensare allo sviluppo in futuro. Tra l'altro, professore, dico, ce ne rioccuperemo. Tra l'altro devo dire che proprio a livello nazionale in Italia ci sono tanti giovani imprenditori che hanno iniziato a modificare anche la propria azienda, adesso allevano insetti. Ma a quanti di voi sarebbero disposti a provarlo? Diciamoci la verità. Allora, Anna Battipaglia è andata proprio a parlare con le persone e ha portato il mio stesso ipotetico menù. Vediamo che cosa hanno risposto. Secondo lei che cos'è? Una specie di salame. Beh, pesci di lago. Vuole che le dica che cosa sono? Bruschetta di grilli, Caesar salad di grilli. Di qua abbiamo un fritto del giorno di cavallette e un croccante di vermi del giorno. Croccante di vermi? Oh, mamma mia! Mangerebbe uno di questi piatti? Mai, mai, mai. Sì, li proverei, ecco. Io se ho fame mangio tutto, quindi... E se muoio di fame, forse sì. Beh, forse per fame si mangia tutto, sì. No, l'ho mangiato in Africa, ma non... No. Mi dà un po' senso, anche se poi alla fine i gamberetti di mare ci assomigliano molto. Io preferisco pesci, mi piace pesce. Non ha una differenza rispetto... a una frittura di pesce. Per piacere, non me ne parli. Solo pensiero mi fa vomitare. Io sono di una generazione dove si mangiavano le cose normali. Spero di riuscire fino alla vecchiaia di continuare nei piatti tradizionali nostri. Ora magari ci sono cose da pazzi, non lo so. Poi forse saremo costretti, ma io non ci sarò più. Povere bestiole, e perché? Nessun insetto nel mondo assoluto, e anzi spero che poi nei supermercati venga segnalato quando ci sono farine o altri prodotti ricavati appunto dagli insetti. La trovo una cosa abbastanza non di civiltà, ma al contrario. Se sarà il nostro cibo del futuro, perché no? Magari ci abitueremo. È ancora disposto a mangiare? Vado a fare colazione allora. Grazie, arrivederci. Vado a fare colazione, allora ne approfitto, professor Calabrese, ma può essere visto anche come snack, visto che abbiamo patatine, abbiamo biscotti, abbiamo anche, tra l'altro leggevo, pezzettini di cioccolato con all'interno. Massimiliano, partiamo da un concetto molto chiaro. Il problema è l'introduzione di sostanze che non appartengono alla nostra tradizione, alla nostra cultura, e quindi c'è chiaramente un rifiuto psicologico della cosa. Io da scienziato faccio un altro discorso da medico. Fa bene, fa male. Allora, la farina, essendo stata estrapolata, è sicura. Quindi quando io vedo questi prodotti non faccio le battaglie. Certo. Domenica prossima su Specchio della Stampa, nella rubrica che abbiamo con mia moglie Caterina, ci sarà un pezzo che abbiamo messo dopo che abbiamo anticipato oggi questa interessante trasmissione. Perché è fondamentale questo discorso. Cioè la sicurezza deve essere la prima cosa. Però io penso una cosa rispetto a quello che dice, il fatto che comunque dobbiamo difendere anche tutto il nostro patrimonio. Ma certamente, cioè, che qui è... se noi abbiamo la fonte proteica normale, quell'indice di conversione di cui noi abbiamo parlato anche nel nostro articolo, quindi ha detto bene il collega prima, è un indice che ci fa riflettere. Però attenzione, possiamo riflettere che noi buttiamo 500 kg ogni persona di spazzatura alimentare ogni anno, sì, e noi non abbiamo questa capacità di leggere l'introspezione di quello che noi mangiamo? Questa è un'innovazione che sarà anche salutista, sarà anche sicuro da un punto di vista igienico, ma abbatte già la crisi, la fa aumentare quella crisi di produzione economica che i nostri contadini e allevatori hanno. Ma perché? Cioè, cosa abbiamo bisogno? Capisco che Astro Samantha si trova su e ci sta dando tanto orgoglio, però una cosa è essere su nel cielo e una cosa è vivere tutti i giorni in terra.
E poi tutto questo condito con che cosa? Con anche il racconto del territorio. Esattamente. Quindi forse un giorno, tra 500 anni, forse ci arriveremo. Ma lei ha fatto tanto tempo questa valutazione del territorio e lo sa bene che cosa significa. Allora, ritorniamo dal professor Alberto Bruni. Professore, ma è difficile comunque improntarsi, anche aprire un impianto per allevare insetti? Ecco, diciamo, sono d'accordo con il professor Calabrese, però diciamo che quando si parla di cibi tradizionali non dobbiamo dimenticare che gran parte dei nostri prodotti non sono originati nel nostro paese a livello proprio geografico, ma nei secoli sono arrivati anche da altri paesi, quindi basta pensare al pomodoro, ma anche lo stesso grano che è di origine, diciamo, della anatolica, no? E anche le olive, il vino. Però il discorso qual è questo? Che sempre con la globalizzazione abbiamo nuove proposte e c'è il discorso proprio della legislazione sui novel food, sui cibi nuovi, e la Comunità Europea, prima di permettere la commercializzazione, si affida a un'agenzia di terze parti, l'EFSA, l'European Food Security Authority, che fa degli studi, e in questo senso ci sono soltanto tre specie per il momento che si possono commercializzare. E questa agenzia proprio, professore. Grazie. Attenzione grazie alle allergie che vedremo dopo. Attenzione, attenzione alle allergie. E là ci torneremo. Questo è un argomento che uno mattina da grazie. Il senso di educazione. Grazie, dottor Calabrese. Grazie. E allora, finisce qui la nostra puntata.